Allora, dopo il Jobs Act in Piemonte, questo è il tema del convegno odierno. Quali sono gli obiettivi che si prefigge questo incontro? Ma gli obiettivi sono essenzialmente quello di vedere gli effetti e le ricadute concrete del Job Act a partire dai decreti attuativi. Noi 2 anni fa avevamo fatto un convegno simile in quel di Alessandria, dove avevamo posto alcuni ragionamenti. Oggi siamo per vedere gli effetti, in modo particolare su un aspetto, che è quello della formazione professionale. Perché? Perché riteniamo che la formazione sia uno degli elementi fondamentali rispetto alla crisi e perché 2 ragionamenti che stanno dentro al Job Act, ovvero sia l'alternanza scuola-lavoro del sistema duale e garanzia giovane, ovvero sia gli inserimenti lavorativi e i servizi di lavoro, sono, riteniamo, strategici e come ACLI e come ENEP del Piemonte li stiamo perseguendo all'interno dei nostri territori. Oggi questo convegno dal titolo Dopo il Jobs Act in Piemonte, se possiamo fare un primo bilancio anche se parziale, che cosa possiamo dire? Ma possiamo dire che sicuramente questa misura che ha consentito alle aziende di assumere persone con contratti a tempo indeterminato, sono stati l'anno scorso solo nell'area giovanile 463.000 nuovi contratti, di cui i 2/3 con la decontribuzione per 3 anni, quindi una misura robusta. Oggi ci sono delle condizioni perché le aziende possano, utilizzando sia i contratti decontribuiti sia garanzie giovani, per inserire altri giovani e facilitare un avvicinamento, un primo approccio al lavoro che per tanti giovani rischia di essere troppo lontano da quando finiscono gli studi. C'è insomma oggi una volontà decisa e ferma del governo perché questo tema della disoccupazione giovanile, della mancanza di lavoro, sia affrontato con grande determinazione, sia facilitando le aziende, sia creando dei servizi di orientamento e di formazione, sia sostenendo coloro che vogliono creare nuove imprese. Nelle start-up innovative il 40% sono imprese fatte da giovani. C'è insomma una potenzialità che abbiamo il dovere di ancora sostenere e accompagnare. Quella di oggi è una conferenza sul Jobs Act, sugli effetti che ha prodotto. Che cosa possiamo dire? È stato un bilancio positivo o negativo? Ma fino ad oggi possiamo esprimere un giudizio positivo sugli aspetti introdotti dal Job Act all'interno del mercato del lavoro nella nostra regione. Abbiamo avuto un saldo positivo, 60.000 assunzioni in più all'interno della regione Piemonte per il 2015. Ovviamente il 2016 risentirà inevitabilmente di quelle che sono state le riduzioni rispetto agli incentivi previsti dal Job Act, ma nel frattempo partirà l'Agenzia Nazionale per il Lavoro, che rappresenta un modo per poter omogeneizzare all'interno di tutto il paese quelle che sono le modalità con le quali si possono attuare le politiche attive. Spesso chi sente parlare di politiche attive fa fatica a comprendere che cosa sono tutti quegli strumenti che noi possiamo mettere a disposizione delle persone, che vanno dalla formazione alle attività di ricollocazione, alle attività di creazione di impresa, per permettere alle persone che hanno perso un lavoro di rientrare all'interno del mercato del lavoro. E se invece sono persone giovani che devono essere immesse all'interno del mercato del lavoro, possiamo offrire loro un percorso di prima formazione, percorsi di alta formazione, percorsi che in qualche modo li aiutino ad essere preparati e ad avere quella formazione necessaria per affrontare il mercato del lavoro.